Buongiorno, 15 marzo, le Idi di marzo verrebbe da dire. Scusate gli occhiali, non è per darmi un tono da decadente divo hollywoodiano, ma ho qualche problemino agli occhi e quindi vi risparmio uno spettacolo già penoso di suo, anche quando gli occhiali non li porto. 15 marzo, due italiani su tre in zona rossa. Mentre Luna Rossa, che sta navigando là dove il paese è Covid free, è meraviglioso, Luna Rossa Covid free sta sotto 5-3 con la squadra avversaria. Purtroppo, questo per darvi un aggiornamento, per farvi vedere che siamo in tempo reale, non siamo registrati, siamo in live streaming. L'Inter ha allungato il suo distacco sul Milan, per chi è appassionato di calcio. Ronaldo ha segnato tre gol dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions a favore del Porto. Il governo Draghi sta facendo quello che deve fare, ancora non ho capito cosa, però sicuramente sta affrontando il tema dei vaccini e della pandemia. Nel frattempo rimarremo più o meno a pseudo arresti domiciliari fino a dopo Pasqua, sperando che la curva del contagio, l'indice RT si abbassino e questo ci consenta poi di tornare a un simulacro di vita civile. Di queste cose parlo anche insieme all'ospite di oggi, che per me è un gradito ritrovare. Massimiliano Fuxas in collegamento da Roma, anche lui, eccolo qua. Buongiorno Fuxas. Buongiorno. È uno splendido ragazzo di 77 anni, ci tengo a dirlo perché ho interesse a capire da lui se è in paranoia per il Covid, se ha paura delle varianti, se conduce una vita blindata. E come sta affrontando queste 3 settimane che ci porteranno, a Dio piacendo, dopo Pasqua? Prego, Fuxas. Beh, la prima cosa sono a studio adesso, sono allo studio perché noi continuiamo a lavorare. Non possiamo fare a meno di lavorare, ecco, perciò lo studio di Roma lavora, a Parigi lavorano, a Dubai lavorano e lavorano anche in Cina. A Roma ci dobbiamo fare molti tamponi, questa mattina c'era la nostra collaboratrice che doveva prima passare a farsi il molecolare e poi è venuto a studio, per fortuna tutto bene e andiamo avanti così. Sì, ma ho molta voglia di lavorare, ho molta voglia di andare avanti. Quindi non è terrorizzato dalle notizie che ogni tanto vengono diffuse, perché dal punto di vista mediatico, mi duole dirlo, essendo il Covid una malattia e una patologia dannatamente seria che ti può mandare al creatore, però ecco, ogni tanto sono incuriosito e chiedo a Fuxas se questa cosa colpisce anche lui. Ad esempio, durante il weekend c'è stato tutto il dibattito su: dobbiamo temere i vaccini anti-Covid? AstraZeneca ci deve fare paura oppure no? Dopodiché ho notato uno strano tic. Nel momento in cui è uscita la notizia che nel 98% dei casi, anzi oltre il 98% dei casi, problemi non ce ne sono, giustamente è stato segnalato il dato positivo, cosa che non avviene con il Covid però, che è una patologia estremamente seria, per cui dobbiamo stare attentissimi in campana, usare una mascherina, anzi meglio due, lavarci le mani, osservare il distanziamento, stare chiusi in casa. Però ogni tanto vorrei che, oltre a ricordarci i 100.000 morti che sono un'ecatombe, mi piacerebbe anche sentire ogni tanto che ci sono stati più di 2 milioni e mezzo di persone che hanno preso il Covid e sono guarite. Non per sottacere la pericolosità del Covid, ma per lasciarci un barlume di speranza, perché altrimenti chiudiamo tutto, finiamola qui e mettiamoci il cuore in pace. Fuxas? La peggiore epidemia fu la pestilenza, credo, del 300 e rotti, quella di Boccaccio, per essere chiari, che falcidiò quasi il 30% della popolazione mondiale, nel mondo allora conosciuto, e però noi al momento siamo 8 miliardi. Evidentemente alla capacità di resistenza di questa orribile specie che siamo noi, esseri umani, ha una capacità fortissima di resistere anche alle malattie e di trovare,
trovare una serie di antidoti a queste malattie. E la, l'unica cosa da fare è stare molto attenti, usare le mascherine, dopo che l'abbiamo capito subito, i primi tempi eravamo nascosti, adesso siamo meno nascosti, però che la cosa gravissima è che prima era, lo dicevano troppo... con troppo poco preavviso, il tempo che ci voleva prima di iniziare la chiusura, un lockdown anche limitato, adesso invece, che l'hanno detto un giorno in anticipo, hanno preso gli ultimi giorni del weekend, beh, come se festeggiassimo non si sa che cosa, ecco, le città erano stracolme di persone, i bar, i ristoranti, qualunque tavola calda, erano tutti pieni, almeno a Roma, perché io ho visto Roma, era veramente inquietante. Ha ragione Fuxas, nel senso che anch'io ho trovato decisamente stravagante l'idea di annunciare che da oggi, cioè da lunedì, si sarebbe chiuso tutto, facendo in modo poi che in questa area primaverile, almeno a Roma, la gente approfittasse del sabato e della domenica per dire vabbè, stiamo fuori visto che poi dovremo stare chiusi in casa. Risultato, assembramenti ovunque, io parlo delle zone del centro città dove la gente si è riversata. Per chi conosce Roma, tra Piazza del Popolo, Via del Corso, Cola di Rienzo, cioè le vie dove ci sono i negozi, dove si possono fare acquisti, sembrava la vigilia di Natale, vigilia del Natale quando non c'era il Covid, intendo. Però detto che questa è la fotografia dell'Italia alle prese con la pandemia come il resto del mondo, visto che lei, Fuxas, ha appena parlato di antidoto al virus, le chiedo, essendo lei un uomo che notoriamente ha radici, chiamiamole ideologiche, culturali, a sinistra, sempre che non le abbia rinnegate nel frattempo. No, sono rimasto di sinistra, sono fedele alle mie idee, guardi, penso che è l'unica cosa che si può dire, che sono fedele, poi non pretendo altro. Ecco, le chiedo se le chiedo un giudizio sul fatto che il Partito Democratico come antidoto ha trovato Enrico Letta segretario. Perché posso dire una battuta? Prego. Beh, io avrei preferito lo zio Gianni Letta. Beh, una battuta ovviamente, sì, però una battuta che ha anche un senso di realtà. Perché non dimentichiamo che Enrico Letta il giovane, ha fatto con Berlusconi un governo. Vero? Mi sembra, no? Era il governo del presidente quando il Partito Democratico nel 2013 non ha vinto, perché è finito a pari merito con i 5 Stelle. Bersani non è stato in grado di fare un governo, Napolitano ha detto vabbè, allora me ne occupo io, e diede l'incarico a Enrico Letta, quello che lei chiama Letta il giovane, con l'appoggio anche di Forza Italia, cioè del partito dello zio Gianni. Sì, è un governo Letta, diciamo. Sì, un governo Letta, che adesso si ritrova al governo, il Partito Democratico, con i 5 Stelle che governano tra l'altro Roma. Io so che lei è un grande fan del sindaco Virginia Raggi, no? Sicuramente, certo, lo immagino. Guardi, ieri, io non maledico mai nessuno, però usando la macchina, che è una macchina elettrica, sì. L'ho detto subito, l'ho comprata l'anno scorso, prima che iniziasse la pandemia. Abbiamo cambiato tutte le macchine, abbiamo trasformato tutto il nostro piccolo parco macchine in parco elettrico. Dunque stavo con la mia piccola macchina elettrica su Via Nazionale e poi su Via Laventino. Credo che veramente a Roma si dice smoccolare, era dire poco, pensavo che non ce la facessi. Si spaccasse tutto, ecco, la città è completamente devastata, gli alberi non esistono più, è stata devastata, è stata abbandonata. Allora la cosa che dicono sempre specialmente i 5 Stelle, che hanno preso una città, hanno preso un'Italia che era abbastanza in gravi condizioni, nulla togliere a questo. Non dimentichiamo il passato, però in 5 anni qualche buca lo poteva pure attappare, ecco. Dunque, adesso ci torniamo. Apro una parentesi, perché a proposito dello stato di
di Roma, che è la capitale e quindi in qualche modo è il biglietto da visita, no? Come deve essere ciascuna capitale di una nazione, è la prima cosa che si vende all'estero, è l'immagine della capitale. Però tanto tempo fa, facendo una chiacchierata insieme, lei mi fece un'osservazione che all'epoca ho memorizzato, perché è vero, e cioè il fatto che lei diceva: da architetto e da urbanista posso dire una cosa, ricordiamoci che quando noi parliamo dell'assetto delle città con un occhio di riguardo al centro storico, dobbiamo sempre ricordare che il centro storico è la zona dove ci sono meno abitanti in una città, perché poi le persone vanno vie più ad abitare quando ci si allontana dal centro. Il centro è i monumenti, gli esercizi commerciali, a Roma i ministeri, il governo, la gente per lo più vive al di fuori del centro. Ci si dovrebbe quindi occupare della riorganizzazione di tutti quei quartieri che centro non sono, non perché il centro non sia importante, ma perché poi la gente in realtà vive altrove. Mi pare che questa situazione è sempre così, ma è anche peggiorata, o mi sbaglio? Il numero di abitanti, grosso modo, in un centro storico, il centro storico di Roma, sono intorno ai 125.000. Posso sbagliarmi con qualche decina in più o in meno. Ce ne sono altri 3 milioni che vivono in periferia, quella che noi volgarmente chiamiamo periferia, ma è la vera città. Quando arrivarono i piemontesi a Roma nel 1870, ebbero una grossa delusione, perché si aspettava una città imperiale, invece era una città con poche decine di migliaia di abitanti, e in più era quasi una campagna, e la città era quasi tutta annidiata nell'Lanza del Tevere, l'Lanza che si dice cinquecentesca, quella da Via Giulia e che poi va oltre Tevere. Perciò la città, se uno dovesse mettere mani alla città veramente, dovrebbe cominciare a pensare alla città come un unicum in cui il centro è una parte seppur bella, minima, è la parte monumentale, è la parte quasi quasi microscopica rispetto alla città. La vera città avviene al di fuori del centro. Questo vale per Roma come vale per Milano, vale per tutte le grosse metropoli. Anche per Milano, ma anche per Firenze, ecco. Firenze è una piccolissima città, molto piccola, è più facile probabilmente ad organizzarsi, però Milano è una città che si estende un iter molto grande. La vera città di Milano è poche centinaia di migliaia di abitanti permanenti. E poi ci sono l'Interland, che è molto più grande, ecco. Cioè, analizzare la città, specialmente Milano, non si può analizzarla se uno non guarda la continuità che c'è fra Torino e Trieste. È una città senza fine, senza soluzioni di continuità, che va, inizia a Torino e probabilmente termina a Firenze. È una città lineare, già esistente. Io ho visto una foto a proposito di una sua opera. Ho visto una foto di lei, di sua moglie Doriana, insieme al presidente Mattarella all'interno della Nuvola, la famosa, tutti chiamano la Nuvola di Fuxas, non la Nuvola e basta, la Nuvola di Fuxas, che si trova non in centro a Roma, ma si trova in un quartiere che è stato edificato negli anni, il quartiere dell'Eur. Eccola qua, la famosa Nuvola di Fuxas. Che ci facevate lei, sua moglie e il Presidente della Repubblica affettuosamente insieme? Stavamo accogliendolo insieme ad altri, eravamo soli, perché è venuto a visitare il primo grande hub italiano, il grande, forse il più grande d'Italia o d'Europa, che al momento è di 5.000 metri quadrati, ma potrebbe essere anche di 10.000 se avessimo il personale e avessimo nello stesso momento anche i vaccini. Ecco, questo, la chiave di tutto è questo algoritmo fra personali e vaccini. E al momento è stata aperta la parte bassa, che era di 5.000, che si potrebbe anche ampliare a 10.000, che è tutto il piano, quello piano, il livello più basso della Nuvola. Lui è venuto a ringraziare le persone che lavoravano lì, ecco. È stato molto bello, era il suo sguardo, poi
era, i suoi occhi brillavano una luce positiva, ecco la cosa che mi ha colpito di più. Le piace Mattarella come Presidente della Repubblica? Ma mi piace il suo sguardo, che è uno sguardo positivo, che gli brillano gli occhi in un momento terribile. Credo che sia una persona profondamente per bene, cose che servono agli italiani oggi. Oggi servono persone per bene, anche se è una battuta, che è una brutta battuta, sarebbe quasi una cosa normale in un altro paese, ma noi non siamo un paese normale. Noi dovremmo fare una rivoluzione per diventare normali. Beh, lei si ricorderà che già a metà degli anni 90 Massimo D'Alema, il leader Massimo, pubblicò un libro con la casa editrice dell'acerrimo rivale Berlusconi che si chiamava Un paese normale. Era la metà degli anni 90, siamo all'inizio della terza decade degli anni 2000 e siamo sempre qui a vagheggiare, a sperare, ad augurarci un paese normale. Evidentemente abbiamo qualche problemino a essere normali. Ma sì, qui sarebbe da fare, ci abbiamo poco tempo, però la prossima volta che ci incontriamo forse ne possiamo parlare. Noi non possiamo essere un paese normale per ragioni che tutti conosciamo ormai, non ci sono segreti. La prima ragione che non si è mai costituita una vera unità nel paese. Il nord, il centro e il sud sono rimasti il nord e il centro e il sud. Il centro è rimasto papalino, il sud è rimasto borbonico, il nord è rimasto metà francese e metà asburgico. Allora, questo è un paese che non ha mai trovato un senso di unità, anche perché chi l'ha messo insieme è stato un pazzo scatenato ma molto simpatico, che era Garibaldi, che poi gliel'ha ceduto in mano a una piccola, a un piccolissimo paesello, un piccolissimo regno da quattro soldi che scimmiottavano i francesi, che erano i Savoia, orribili personaggi, come hanno dimostrato poi tutta la cosa che interessava più a Vittorio Emanuele II, famoso fondatore di questo paese, in cui dobbiamo a lui questo enorme, orribile monumento al centro di Roma. Era che lui era molto interessato alla rosina e andare a caccia e a andare a fare altre cose, ecco. Non era proprio un grande statista. Cavour ha avuto una grande idea, ha messo una signora di facili costumi e una spia, e una sua spia gli mandò da Napoleone III e lo convinse a conquistare la Lombardia e a dargliela ai Savoia, ecco, in poche parole. Ho detto brevemente quello che forse si può dire in qualche ora. No, però apprezzo anche, diciamo così, la cultura enciclopedica dell'architetto Fuxas, che come no, vedete... No, questa è di scuola media. Adesso è fare enciclopedica, che... ma allora era di scuola media, guarda. Sì, lo so, ma oggi con uno vale uno e con il livello di competenza che c'è in giro, la sua escursione nella storia sembra enciclopedica. Però la provo... Sì, sì. Visto che ha parlato di Regno Sabaudo, no? Che poi era un piccolo, la città di Torino, i Savoia, Sabaudi, abbiamo festeggiato i 100 anni dalla nascita dell'avvocato durante il weekend, che era un altro re d'Italia, di cui si è sempre magnificata la lungimiranza imprenditoriale, il mecenatismo, la passione per lo sport, il calcio, la Juventus, la Ferrari, le donne, appunto, uno che però ha consegnato alla storia un aforisma che mi ha sempre lasciato abbastanza stupito. L'avvocato disse una volta: quando le cose vanno bene per la Fiat, vanno bene per l'Italia. Lei è d'accordo, Fuxas? No, non lo ero e non lo sarò mai. Anche perché i suoi eredi hanno comprato l'altro giorno, spero di pronunciarlo bene, la Boutern. Sì, come no, il produttore di scarpe, quello con le suole rosse. Cioè, io che mi occupo di aziende d'avanguardia, che voglio fare, poi investo i miei soldi personali della mia tasca. Sì. Ecco, questo non mi è piaciuto moltissimo, devo dire, è proprio la migliore tradizione. Beh, ma avranno diversificato gli investimenti, diciamo, avendo qualche euro da parte, avranno diversificato gli investimenti.
Io lascerei i mestieri a quelli che li sanno fare. Io mi occuperei di quello che so fare. Se non so fare nulla, non faccio nulla. Se so fare qualche cosa, faccio solo quello che... Guarda, io non ho mai fatto altro che fare il mio mestiere. Non so neanche se lo faccio bene o male, ma non ho fatto altro in vita mia. Penso che il mio mestiere, tutto quello che è vicino a quello che so fare, è una cosa che mi appassiona. Quello che non so fare, ad esempio, io non saprei fare politica. Non saprei partecipare a delle sette segrete, non so, tutte, sono tutte cose che io non so fare, perciò io non le faccio. Beh, guardi, allora, per fare politica bisogna avere non il cosiddetto stucchevole immagine, il pelo sullo stomaco, però bisogna essere bravi a simulare quello che non si pensa spesso e a dissimulare quello che in realtà si pensa. Poi ci sono dei politici che sono bravissimi perché pensano una cosa, ne dicono una seconda e poi ne fanno una terza. Capisce che uno con il carattere sanguigno, e adesso spiego perché definisco il carattere sanguigno, quello di Fuxas, come lei, in un ambientino come quello della politica, dove è tutto un gioco di ombre cinesi, dove si dice non ci alleeremo mai con Tizio, Caio e Sempronio, dopodiché si fanno le alleanze con Tizio, Caio e Sempronio come se niente fosse, no? Perché la politica ha delle ragioni che le ragioni non conoscono. Quindi uno come Fuxas, che può piacere o non piacere, ma è molto immediato, pure troppo, senta, la provoco a proposito di carattere, sa che c'è la possibilità che quando si andrà a votare per il nuovo sindaco di Roma, c'è la possibilità che il candidato del centrodestra sia attento a quello che dice, la prego, sia Guido Bertolaso, l'ex capo della Protezione Civile, che lei in passato non ha dimostrato di... Sì, sappiamo tutto, sappiamo tutto. Guardi, io le dico con onestà che se è l'attuale sindaco, il Bertolaso, vada a votare. Le ultime due elezioni non ho votato. Questa volta andrei a votare probabilmente Bertolaso. Se si tratta di scegliere fra queste due persone, se esce fuori qualcuno di sinistra, qualcuno con grandi capacità, qualcuno che ha capacità di mettere insieme un programma, un'idea, guarda, io qualche mese fa su Repubblica ho fatto una lunga intervista, non per diventare sindaco io, ma perché pensavo che a Roma come sindaco ci volesse qualche cosa, una specie di manager. Non abbiamo bisogno di un grande politico in questo momento, abbiamo bisogno di qualcuno che sa far funzionare la città, come abbiamo bisogno di Draghi perché sa far funzionare l'economia, sa far funzionare un sistema, e di Mattarella perché sa far funzionare una presidenza della Repubblica bene, abbiamo bisogno di qualcuno che sia più manager, più capacità, una capacità più operativa di altri. Ad esempio Ciampi è stato anche un ottimo presidente della Repubblica, ma Ciampi veniva da tutt'altra, stava nel partito più piccolo, quando è stato un politico era nel partito più piccolo che esistesse, perciò che credo che sia giustizia e libertà lui era, credo, perciò diciamo, se mi ricordo, ecco. Perciò diciamo, abbiamo bisogno a Roma veramente di un manager, ma anche a Milano, anche dappertutto. Noi abbiamo bisogno di gente che sa far funzionare la città. È una macchina molto complessa e non è un improvvisatore. Non basta una petizione di principi, non basta sollevare gli scudi e difenderci. È qualcuno che sa come si fa e deve avere almeno una cinquantina, se non dico di più, di consulenti, altri manager, altre persone che sanno far funzionare la città, che lo possono aiutare. Una cosa che mi ha colpito a proposito del fatto che all'estero, al di là dei cosiddetti steccati ideologici, poi bisogna essere persone pratiche che vanno a cercare il merito là dove c'è, indipendentemente dalle caselle partitiche, culturali o ideologiche, è che quando Nicolas Sarkozy è diventato presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, un uomo di centrodestra, un conservatore
all'europea, perché poi noi siamo conservatori in Italia, le vongole, la destra italiana non è esattamente come la destra europea, ma insomma un uomo come Sarkozy la prima cosa che fa quando arriva all'Eliseo convoca una serie di personalità per vedere che cosa si può fare per rilanciare anche l'immagine, no, del paese, gli investimenti, le infrastrutture. Convoca una serie di personalità tra le quali una persona ideologicamente lontana come Massimiliano Fuksas, che si ritrova a pranzo all'Eliseo insieme a quel fascistone di Sarkozy. Ricordo male? Ma come fa a sapere questa notizia? Perché non è una notizia che tutti conoscono, è vera al 100%. Che cosa fece Sarkozy? Chiamò un gruppo di persone, li invitò a colazione all'Eliseo per discutere, né prima, durante e dopo, su un'idea che aveva della Grand Paris e di un'idea anche di semplificare la funzione pubblica. Era. Questo è una cosa che questa è una cosa che in Francia è esistita sempre. Poi non ci sono grandi steccati, cioè il creatore, l'innovatore, l'architetto e gli altri fanno parte completamente della comunità. Ecco, non sono, anche se sono di altre opinioni politiche, votano altre cose, però sono parte integrante della comunità, della nazione, del paese. No, mi fa piacere, nel senso che così bisognerebbe fare, nel senso che nel momento in cui si assume un incarico di governo, a qualsiasi livello, bisognerebbe cercare le eccellenze là dove sono e non dire adesso c'è lo spoil system, prima lavoravano gli altri, adesso faccio lavorare i miei. No, dovresti dire faccio lavorare i migliori, i miei eppure i migliori degli altri, se serve. Purtroppo in Italia siamo un po' in ritardo. Siamo molto manichei, siamo anche molto ipocriti su questo fronte, Fuksas, per cui a proposito di Roma, mi consenta di segnalarle una cosa. Lei dice, certo, se la sfida è Bertolaso, Virginia Raggi, se non ho capito male, non ho dubbi, vado a votare e voto Bertolaso. Però invece potrebbe essere, se non ho capito male le ultime notizie, che candidato a Roma potrebbe essere Nicola Zingaretti, che si prende questo incarico, consegnando poi in una staffetta la regione, dove lui attualmente è presidente, ai 5 Stelle, in nome di questa unità, PD e Movimento 5 Stelle. Le piace come scenario? Guardi, devo fare come si dice in queste interviste, in questi talk show, perché ormai siamo diventati tutti maniaci di questo, devo fare una premessa. Prego. La premessa è questa: io credo che bisognerebbe ricostruire una sinistra mettendo tutte le persone di sinistra insieme, un centro mettendo le persone insieme, nei quali ci potrebbe essere Renzi, Letta e tanti altri, e una destra che già grosso modo è abbastanza organizzata. Il centro-sinistra si fa con un forte centro e con una forte sinistra. Al momento il centro è debolissimo e la sinistra anche. Perciò una idea di centro-sinistra si fa soltanto rafforzandolo. Questa cosa dei 5 Stelle sono stati un elemento di disturbo, perché uno vale uno, che poi si sono rimangiati tutti, non è andata, adesso dicono tutti, adesso non vale più uno, vale uno, bisogna prendere uno che sa fare il mestiere. Ad esempio votiamo Draghi perché Draghi non vale uno, vale alcuni milioni di persone. Quelli che valgono uno per uno, non ci servono granché. Io quando vado da un chirurgo vado dal migliore chirurgo, non vado da uno vale uno. Vado da uno che lo sa fare, non vado sicuramente, cerco almeno disperatamente di andare. Perciò questo è un problema di riassetto globale, cioè va risettato il sistema, che per un caso unico della storia i 5 Stelle hanno preso un 32-33, non mi ricordo quanto avevano preso, e hanno creato un grosso problema, ecco, nonostante tutto hanno creato un grande problema, perché un terzo dell'elettorato italiano vota un partito populista, un partito che non voleva allearsi con nessuno che poi si è alleato, un partito che non voleva stare al governo e poi c'è stato, un partito che voleva stare da solo al governo e poi è stato insieme agli altri, un partito che ha iniziato con l'estrema destra a stare al governo, poi è stato con la sinistra al governo, poi adesso sta qua al governo anche con Berlusconi,
orribile per loro Berlusconi, cioè stanno con tutti, loro sono stati sempre al governo con tutti perché devono salvare il paese. Allora con un gruppo del genere è molto difficile farci alleanza, anche se rappresentano una parte importante del paese, prendono molti voti al sud, prendono molti al sud ci sono molti redditi di cittadinanza. Che si poteva fare anche meglio, perché l'errore che hanno avuto gli altri governi, che non hanno dato a quelli che avevano più bisogno un giusto capacità finanziaria per sopravvivere. Poi è arrivato il reddito di cittadinanza, che non è un reddito di cittadinanza ma è un reddito per il 50% ad altri. Allora, avete capito voi che ci state seguendo in questo momento, perché ho invitato Massimiliano Fuchs, con il quale si potrebbe parlare per ore di tutto, ma visto che invece la mezz'ora l'abbiamo esaurita, intanto saluto il direttore delle fonti, la direttora Manuela Donghi, che è in collegamento con noi dallo studio di Milano. Ma io devo chiedere un'ultima cosa a Fuchs. Supponiamo che lei venga nominato in un futuro governo ministro delle infrastrutture o delle infrastrutture dell'urbanistica, mettiamola così. Se avesse la bacchetta magica, Fuchs, qual è la prima cosa che farebbe? Proprio connessa alla sua attività, intendo, Fuchs. Cosa farebbe? Beh, prima di tutti, l'architetto è un'altra cosa. Questa qui non sarebbe la mia attività, ma ammettiamo che avessi la bacchetta magica. La prima cosa da fare è quella di avviare, cioè togliere questo aspetto, questa burocrazia che è terribile, questa burocrazia che mangia se stessa, cioè farla diventare una cosa più contemporanea. La prima cosa in assoluto sono le infrastrutture digitali. Al momento noi abbiamo le peggiori infrastrutture digitali d'Europa. Perciò noi non possiamo fare nello smart working, nello studio, nello smart learning, non possiamo fare nulla di tutto questo, e abbiamo una grande difficoltà. Abbiamo veramente difficoltà di collegamenti e di connessioni. Perciò una gran parte dell'Italia, specialmente quella appenninica, quella meridionale e quella montana, sono tagliati fuori. La prima cosa che farei, non da architetto ma da ministro delle infrastrutture, farei l'unica infrastruttura veramente importante, che è la base di tutto, quella digitale. Chiudo, visto che lei ha progettato e realizzato addirittura degli aeroporti, se invece io le dicessi, la chiamo io e le dico, Fuchs, ma perché non facciamo il ponte sullo stretto di Messina? Lei cosa mi risponderebbe? Il ponte sullo stretto di Messina va fatto. Ah, bene. Se ne potrebbe occupare nel caso? E si può fare. Se lei va fra Malmo e la Danimarca, troverà un ponte molto lungo, in condizioni differenti, in altri modi, però lo vedrà. È qualcosa che si fa. Oggi un ponte si può fare. Siamo in grado di farlo. Mi fa piacere. Ci lasciamo con questa nota di ottimismo propositivo. Non sia mai che qualcuno che ci ascolta rilancia il tema. Nel frattempo prendo l'impegno con Fuchs che prossimamente, visto che questo ciclo di conversazioni va avanti per qualche mese, vediamo come evolve il lockdown, vediamo che cosa fa Draghi concretamente, e poi fra un paio di mesi ci riaggiorniamo. Va bene, architetto? Promesso. Bene, intanto mi ha fatto piacere rivederla. Complimenti, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a Manuela Donghi a Milano che si riprende la linea. Donghi, direttore, ci sei? Sì, ci sono, eccomi qui. Buongiorno, grazie all'architetto Fuchs, è stato un piacere, e grazie Antonello, a domani con una nuova puntata. Domani capitano ultimo, colui che ha arrestato il nemico pubblico numero uno all'epoca, Totò Riina, e siccome siamo un meraviglioso paese, anziché ringraziarlo e portarlo come fanno in America alla Casa Bianca per la foto opportunity col presidente, visto che aveva arrestato Riina, l'abbiamo mandato a processo perché secondo gli inquirenti non aveva poi sorvegliato il covo di Riina. Arresta Riina ma non fa la guardia alla casa sguarnita, e quindi lo processiamo. Altro che, come dice Fuchs, un paese normale, siamo un paese sgangherato. Ci rivediamo domani, buona giornata a tutti, grazie.